Quindi ottimo, sto procedendo benissimo. Per avere certi oggetti bisogna fare le visualizzazioni, come si ha. Spiegare. Ho scoperto come collegare l'account di BlueStacks, ovvero il programma al quale lo gioco sul computer, al telefono. E quindi mi sono portato giusto un po' avanti. Sono solamente di livello 11 con 46.000 iscritti, 1,33 milioni di visualizzazioni. Il mio video più visto è stato di 71.000 visualizzazioni. Tutto portato al decimo, al nono livello. Nell'albero della conoscenza che ho ormai sbloccato tutti i potenziamenti principali. E sono a metà di quelli secondari. È un casino di roba che neanche io riesco a capire cosa c'è dentro. Amico mio, benvenuto in quest'ultimo video. E oggi siamo qua nel secondo episodio di Tuber Simulator, dove c'è il nostro caro PewDiePie che ci aiuterà a solcare i suoi iscritti. Quest'aquila sta rompendo il cazzo. Quando mi serve non passa mai. Aquila di merda. Ora vi spiego perché sono a questo punto molto avanti. Praticamente dall'ultima volta che ho giocato e registrato Tuber Simulator ero credo al terzo livello, non ricordo. Comunque avevo davvero pochi iscritti. E dopo che ho collegato questo account al cellulare mi sono messa a nerdare. Iscritto, fare video, fare video. A scuola, pensate che quando cambia l'ora io, cazzo, devo pubblicare il video, devo comprare questa cosa per aumentare di livello questo tema. Proprio non potete capire, quella di merda, ti uccido. E fanculo WWF. E proprio oggi col professore abbiamo fatto l'ecosistema, cazzo. Qual è il problema? Avere tante visualizzazioni comporta comprare tanti oggetti. Comprare tanti oggetti significa aumentare di livello, e a noi serve aumentare di livello. Però questi cazzo di oggetti, dove cazzo li mettiamo? Ecco, questa è la domanda. Come potete vedere, la mia stanza è presa in un magazzino, la quale si divide da due parti: orto botanico e angolo otaku disperato. E quindi cos'è che voglio fare in questo video? Fare finalmente lo studio professionale per eccellenza. Ebbene sì, perché io da poco ho scoperto questo bagaglino serve per conservare appunto gli oggetti che a noi effettivamente non servono nella stanza. Pensate che di questo di Bro Street ne ho due, perché ho dovuto aumentare di livello a questo qua. Oddio, si è buggato, guardate che cazzo. Però a fianco al bagaglino abbiamo questa cosa che sarebbe la stanza. Noi praticamente possiamo fare due diversi setup di stanza, ovvero lo studio, che sarebbe quello che uso io, e poi c'è la room 1, la quale ovviamente, come potete vedere, non c'è nulla, ci sono solamente io con il mio personaggio e la scrivania. Appunto, tutto è fatto completamente in default. E quindi noi che andremo a fare? Andremo a rifarci per filo per segno tutta la stanza. Cominciamo con questa avventura. Come vorrei fare la stanza? Vorrei farla molto moderna, molto, che ne so, tipo entri e dici mamma mia che bello, questo si vede che ha soldi. E quindi scegliamoci un pavimento che è altrettanto moderno. Ad esempio, che ne so, questo pavimento non è che proprio ci stia tanto, perché sembrano le mattonelle di un cesso. Questo neanche, perché sembra la scacchiera di un ottantenne. E nonostante questo non sia moderno, sarà questo perché raga è bellissimo. Cavolo, si intona soprattutto con la scrivania. Ma a parte questo è un design davvero particolare. E quindi essendo che ho 1,38 milioni di visualizzazioni, direi che posso permettermi di spendere 294.000 per questo terreno, che neanche ancora sono andato via dal milione. E i primi stronzi haters del cazzo che diranno: Spreezer, ma tu spendi soldi veri, guarda quanti soldi, $94. Raga, voi non potete capire, i verdoni li avrò spesi solamente per aumentare la grandezza della stanza. E poi ho sempre continuato a rifornirmi fino ad arrivare appunto a 94 verdoni. Io non ho mai speso e credo che non spenderò mai nessun soldo su questo gioco, perché alla fine è molto facile avere visualizzazioni. Appunto, basta che passa l'aquila del cazzo e ti dà 12.000 visualizzazioni. Posso mettere anche la pubblicità per farmi aumentare le visualizzazioni che mi ha dato. Ma comunque, allora, la scrivania vorrei metterla, la faccio al centro della stanza, perché ovviamente dietro ci devo mettere il green screen. E come muro vediamo cosa potrei mettergli. Bellissimo, proprio fatto proprio per youtuber, una stanza
stanza insonorizzata. Ovvero sarebbero i pannelli insonorizzati questi qua. Comunque diciamo che è fatta apposta. E ovviamente almeno una finestra ci deve stare. Mio Dio, deve passare un po' di luce. La facciamo proprio qua. Come potete vedere, io ho sempre avuto questo microfono. Potrei permettermi anche un microfono più decente, solo che non voglio spendere soldi perché dovrei aspettare. Stessa cosa vale per la videocamerina. Comunque state tranquilli perché questi oggetti poi me li andrò a prendere piano piano col corso del tempo. Dietro di noi potremmo metterci il green screen, ma questo rotto fa proprio cagare perché appunto è rotto. E quindi andremo adesso a comprarci il green screen, quello più figo. Ed eccolo qua. Però devo aspettare 2 ore. Cerchiamo di metterlo più al centrato possibile. E poi mettiamo la scrivania proprio così figo. Però dovrei aspettare 2 ore. Intanto che passano 2 ore potrei continuare. Oltre al fatto che ovviamente vi ringrazio perché ho raggiunto i 35 followers, mi raccomando aggiungetemi. Sono Sbreezer, quello vero. I tuoi follower ti hanno donato 2 regali. E apro e come potete vedere ho 3830 visualizzazioni. C'è certa gente che ha 150.000 followers. Stiamo parlando di youtubers che potranno avere anche 500.000 iscritti. Ogni volta gli donano perdoni, visualizzazioni. Quindi grazie al cazzo che non comprano mai niente, neanche se hanno i soldi, perché ovviamente possono avere il supporto dei fan. Adesso andremo a mettere il nostro mobiletto, che è proprio questo. Credo che sia fatto apposta per metterci la TV. Gli mettiamo appunto la TV. Facciamolo il più centrato possibile, in questo modo. Tanto potrei mettere a pubblicare un video, cavolo. Vediamo, allora in tendenza c'è l'horror, il vlogger e gli animali. Quindi dovrei usare Awkward Ones Fun. Scriviamo un titolo, perché da ora ho scoperto che possiamo scrivere un cavolo di titolo. Come fare la cacca senza sforzo. Come fare la cacca senza sforzo. Perché la O non mi piaceva. Tu a quella di merda non mi scappi. Vediamo cosa posso andare anche a mettere. Questa dei videogiochi che devo dire che ci sta parecchio, cavolo. La metto qua. La lampada, cavolo. La lampada serve, perché finché non abbiamo la lampada quella ultra figa non posso fare nulla. Devo per forza usare questa. Poi un bel tappeto. Dovrei averlo il tappeto. Almeno un tappeto bello dovrei averlo. Non ho un tappeto. Vorresti prendermi in giro? 3 verdoni. Che vi ho detto? 97. Stiamo per raggiungere i 100 verdoni. Oggi non c'è nessuna partita. Ma cosa vi urlate? Raga, non ho un tappeto. Ti metto la botola, facciamo finta che sia un tappeto. Guardate, si confonde con il pavimento la botola, assurdo. A questo punto dovrei mettergli una poltrona. Ma essendo che sono povero e non ho nessuna poltrona, gli metterò l'uovo. Non fa una piega. Poi potrei mettere 2 tavoli, uno qua e l'altro sopra il tavolo. No, non avrebbe senso. Cavolo, mi sono dimenticato la console. Vediamo se ci entri in questo spa. Potrei fargliela entrare. Anzi, la mettiamo sopra la televisione che fa più figo. Non ci dimentichiamo la cosa più importante, che è il joystick, che cavolo costa tantissimo ed è piccolissimo però. Cerchiamo di riempire questi tavolini, non di troppe cose, ma almeno cerchiamo di riempire. Ad esempio di peluche a caso. Vero, posso mettergli la pizza qua. Che figata. Ok, ad esempio così ci sta. Anzi no, posso metterla. Oh, un comodino. Cavolo, il comodino posso mettergli. Comodino. Giriamo il comodino. Mettiamo la pizza sul comodino. Ragazzi, non ci va. Ok, so dove mettere la pizza. Perfetto. Il comodino non serve più. Qua non so, posso mettergli file, robe strane. Che alla fine non me ne farò mai nulla, però va bene. No, raga, c'entra la lampada in mezzo. Perfetto. No, vabbè, raga, le casse, ovvio. Le casse non saprei se metterle o nella televisione oppure... No, le metto al computer, dai, che fa più figo, secondo me. Se riesco magari a metterle. Spostiamo questo microfono, mettiamo una cassa qua. Rivolta al contrario. Un'altra cassa qua. Meno male che me ne sono preso 2. E figa, zio, abbiamo fatto. Mamma mia, guarda quanti soldi. Mettiamo un mazzo di carte qua davanti. Una lampada qua sopra, tipo per far capire che bisogna leggere con la luce accesa. Adesso potrei mettere un animale domestico, fra cui o il gatto oppure il velociraptor. Ma come ogni stanza da gamer si rispetti, si ha un velociraptor, il quale noi mettiamo qua. E gli mettiamo ovviamente la ciotola, perché il velociraptor deve bere o mangiare. Ecco qua la ciotola per il velociraptor. Mettiamo qualche pianta qua e là, tanto per riempire spazio inutile. Mettiamo della birra davanti qua, per far vedere che ovviamente noi quando giochiamo, giochiamo con stile. E signori, abbiamo finito la nostra stanza.
Molto bene, signori, spero che il video sia piaciuto. Come se vi lasciare un pollice in su. Spero che con questi video arriviamo almeno a 90 like. Condividete il video dove volete, anche ai nonni, ai parenti, ai cugini, ai compagni di classe, a vostra moglie. Commentate per dirmi un consiglio, critica o quello che volete. E state tranquilli, potete scrivere qua sotto nei commenti il vostro nome su YouTube Simulator, perché vorrei dare anche una mano a voi nel farvi avere followers. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.